video streghette e soprattutto maghetti. Ebbene sì, cari amici superstiziosi, oggi parliamo del giorno più sfigato dell'anno. Come avete visto dall'introduzione, stiamo parlando del venerdì 13. Preparate quindi gli scongiuri, le macumbe, macumbere e quant'altro. Del resto, come diceva il grande Peppino De Filippo parafrasando Croce, non è vero, ma ci credo. In questo video parleremo di aneddoti, curiosità, leggende e superstizioni legate appunto al venerdì 13. Scusate. Dovete sapere che ad alcune persone il numero 13 è particolarmente inviso, mentre altre lo considerano una cifra fortunata, ma però non possono sopportare d'altro canto il numero 17. Altre ancora, per non offendere nessuno alla sola lontana visione di uno di questi due numeri, estraggono il loro armamentario di aglio, corna e scongiuri e pregano perché nessun gatto nero decida in quel giorno preciso di attraversargli la strada, oltre a rifiutarsi categoricamente di sedere in un posto al cinema, sul treno o in aereo contrassegnato dal numero 13 oppure dal numero 17. Una cosa molto curiosa che ho letto in rete è che alcuni hotel, sulla scia del polverone superstizioso sollevato da parte di molti clienti, hanno tagliato la testa al toro eliminando dal loro parco stanze proprio la numero 13 e la numero 17, mettendo così tutti tranquilli e basta. Non parliamo poi di quando il 13 o il 17 sono associati sul calendario alla giornata di venerdì. Dio! I social media si riempiono regolarmente di post con anatemi, scongiuri, e a fine giornata non è raro trovare la nostra timeline invasa da racconti terribili e catastrofici del giorno appena trascorso da parte di coloro che vogliono confermare al mondo come venerdì 13 e venerdì 17 siano due giorni buoni giusto per chiudersi in casa e non rispondere nemmeno al telefono o, come me, non alzare nemmeno le tapparelle. Ma, ci siamo mai chiesti perché venerdì 13 susciti tante paure e superstizioni? Quale sarà la storia celata dietro a un numero di per sé normale, ma nella coscienza popolare di molte persone ammantato di sfortuna? Io me lo sono chiesto e ecco cosa ho scoperto. Dovete sapere che le origini della superstizione contro il numero 13 non sono note con assoluta certezza. Un fatto però rilevante è che il 13 non ha altra sfortuna, poverino, che essere il successore del numero 12, considerato il 12 appunto positivo in molte culture patriarcali. Un insieme di 12 elementi infatti si può dividere in parti uguali in molti modi, per 2, per 3, per 4, per 6, mentre un tredicesimo elemento che eventualmente si aggiunga a questo insieme lo spaierebbe, si può dire, penso di sì, lo spaierebbe irrimediabilmente, impedendo qualunque suddivisione, come ci insegnano sin dai primi anni di scuola. Infatti il 13 fa parte di quella categoria dei numeri detti numeri primi. In ogni caso, e in termini generali, la feroce antipatia per il 13 ha radici antichissime, religiose e in alcune parti anche mitologiche, che vi spiego tra un attimo. Oltre a questo, dovete sapere che in alcuni anni i calendari lunisolari sono composti da 13 mesi, mentre il calendario nostro gregoriano e quello islamico sono sempre stati fatti di 12 mesi per anno. Sebbene le leggende e le superstizioni legate al venerdì 13 si sprechino e in molti casi abbiano origini molto lontane, una spiegazione fa risalire la sventura del venerdì 13 appunto a una questione mitologica, alla mitologia scandinava, nella quale si contavano 12 semidei, almeno fino a quando non arrivò il tredicesimo, Loki. Loki era un dio che però, a differenza degli altri dei, era crudele con gli uomini. Da lì in poi il 13 in quelle terre è diventato un segno inconfondibile di sventura e di malaugurio. C'è anche un'altra ricostruzione che lega la superstizione del venerdì 13 alla religione, in questo caso alla religione cattolica cristiana. Il collegamento è piuttosto semplice, molti di voi lo sapranno, per chi non lo sa lo spiego. Basta pensare all'ultima cena. Nel cenacolo, come è noto, erano presenti 13 persone. Il tredicesimo si chiamava Giuda Iscariota. Peraltro Gesù Cristo venne crocifisso proprio di venerdì, giusto per completare il quadro.
Dall'ultima cena è nata ovviamente anche la superstizione che imporrebbe di non sedersi mai a tavola in 13 per la stessa ragione che porta ovviamente a rifiutare il venerdì, salvarsi da catastrofi, calamità e cavallette, eccetera, eccetera. Io purtroppo sono uno di questi il quale, ahimè, asserisce che essere in 13 a tavola porta sfiga. Io ho questa credenza radicata dentro, non mi chiedete perché, in cui so che l'essere in 13 a tavola è talmente di cattivo auspicio da attirare la morte. Uno dei convitati, infatti, morirà entro l'anno se non si apparecchia per 14, per poi dividere le pietanze servite nel quattordicesimo piatto tra i 13 malcapitati. Io ho questa credenza anche per un fatto personale che mi è successo, quindi vabbè, sarò scemo, ma... Un ulteriore e non troppo noto elemento che contribuisce a rendere il 13 un numero particolarmente temuto è la data del venerdì 13 ottobre 1307. Sì, giusto. Giornata nella quale vennero arrestati in massa i famosi Cavalieri Templari, osteggiato dal re di Francia Filippo IV, detto il Bello. Da allora le maledizioni pronunciate dai Templari torturati avrebbero fatto di questo giorno un dì di sventura, una leggenda ovviamente arrivata chissà come sino ai giorni nostri. Allora, questo è quello che oggi ho voluto dirvi sul venerdì 13. Ora voglio rispondere a due domande che mi ha posto Silvana, che guarda i miei video YouTube. Allora, la prima domanda che mi ha chiesto è stata: ciao Salvo, io seguo i tuoi video YouTube, vorrei sapere se posso bruciare incenso in casa per profumare senza dover aprire e chiudere il cerchio magico. Allora, Silvana, tutti sappiamo che il cerchio magico o circolo magico è un rituale neopagano che però ha origini molto antiche. Ne si trova traccia sin dai tempi dei babilonesi e più frequentemente al tempo dei maghi cerimoniali del Medioevo e del Rinascimento, così pure in diverse tribù degli indiani d'America, ovviamente con ragioni e pratiche diverse tra loro. Comunque, l'obiettivo comune del cerchio magico era quello di creare con l'energia della mente uno spazio immaginario che andasse a dividere il mondo soprannaturale da quello materiale, per facilitare un po' l'energia, la concentrazione o la sacralità del rituale e la comunione con le divinità. Questo è soprattutto l'obiettivo principale che caratterizza anche la religione Wicca, all'interno della quale la creazione di questo cerchio è di vitale importanza, indispensabile per operare dei rituali. Ma, c'è un ma, Silvana, non è obbligatorio aprire il cerchio per usare l'incenso, se non lo si fa per scopi ritualistici, ovvio, quindi vai tranquilla, puoi accendere tutto l'incenso che desideri senza essere obbligata ad aprire e chiudere il cerchio magico ogni volta. Una seconda domanda che mi è stata posta è: mi spieghi la differenza tra magia e stregoneria? Bella domanda. Allora, Silvana, io dico Silvana ma lo spiego anche agli altri. Spesso si considera il termine magia come sinonimo di stregoneria. L'etimologia però dimostra l'abissale differenza che c'è tra questi due termini, nonché operati. Magia arriva dal greco magia, che significa arte che studia la conoscenza e l'occulto per generarla e per controllarla, quindi questi due termini. Il termine stregoneria invece deriva dal latino strigos e significa arte basata sull'istintività e irrazionalità del creare danno agli altri. Quindi lo stregone in realtà attinge all'energia magica pura senza riuscire a crearla, quindi la cattura per poi lavorarla ed usarla a suo piacimento. Si tratta quindi di due figure esoteriche molto simili ma non uguali. Sostanzialmente, per farla in breve, Silvana, il mago genera in magia e controlla le energie, mentre lo stregone le usa ma non le controlla. E qui c'è un abisso che si apre e che ovviamente approfondiremo più avanti. Quindi ecco la differenza tra mago e stregone, magia e stregoneria. Uno crea e controlla, l'altro è basato sull'istintività ma non la controlla.
Bene, dopo aver risposto anche a queste domande, io vi ringrazio per essere stati anche oggi con me. Vi prometto che farò più video perché molti si sono lamentati che faccio un video ogni morte di papa ed è vero, scusate, ma purtroppo è veramente un periodaccio. Ma vi prometto di tornare almeno con un video a settimana. Sotto i commenti, lasciatemi scritto che cosa, desiderate che si parli nel prossimo video. Io avevo intenzione di fare qualcosa sui colori, in magia, però. Ditemi voi se avete qualche domanda o qualche argomento che volete che io affronti e vada ad approfondire, ditemelo tranquillamente. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, cliccate la campanella così vi arrivano le notifiche, quella ogni morte di papa che faccio i video. E intanto vi ringrazio e vi mando un bacione e saluto soprattutto il mio amico Ettore Ghilardi. Mua, bacio, ciao!